La guerra in Medio Oriente. Un gruppo di familiari degli ostaggi israeliani a Gaza ha fatto irruzione nella Knesset, il Parlamento israeliano, chiedendo interventi urgenti per il rilascio dei rapiti. Nel frattempo, l'esercito israeliano stringe d'assedio l'edificio centrale della Mezzaluna Rossa a Khan Yunis, a sud di Gaza, paralizzando di fatto tutte le sue attività, incluse quelle delle unità di ambulanze. Intanto, Netanyahu avverte ancora il presidente americano Biden e l'Unione Europea. Finché sarà premier, non ci sarà nessuno Stato palestinese, tantomeno con sovranità su Gaza. Chiara Ferragni è stata iscritta nel registro degli indagati di Milano con l'ipotesi di truffa aggravata non solo per la vicenda del Pandoro Pink Christmas della Balocco, ma anche per quelle delle uova di Pasqua della Dolci Preziosi e per la bambola Trudi. E quanto emerge dall'atto con cui la procura milanese giovedì scorso ha sollevato davanti al procuratore generale della Cassazione, che dovrà decidere a breve, il conflitto tra uffici del PM sulla competenza a indagare per il caso del dolce natalizio della Casa Dolciaria in provincia di Cuneo. L'influencer risponde quindi di tre episodi con le legali rappresentanti delle società produttrici. Un migliaio di persone ha partecipato a Sant'Angelo Lodigiano ai funerali della ristoratrice 59enne Giovanna Pedretti, trovata morta 8 giorni fa nel greto del fiume Lambro. Nei giorni precedenti la donna aveva ricevuto lodi per avere risposto a tono a una recensione di un cliente che si lamentava di avere mangiato nel suo locale con a fianco due gay e un disabile, per poi essere accusata sui social proprio di aver inventato quella recensione solo per farsi pubblicità. Duro il parroco verso il mondo della comunicazione. Ha parlato di un giudizio sommario senza appello, senza misericordia di chi parla senza sapere e senza conoscere, giudizi, illazioni, sospetti pesanti come macini. Marito e moglie sono stati trovati morti nel proprio appartamento in via Gaetano Donizetti, Agropoli, provincia di Salerno. La figlia, 13enne, dormiva in cameretta. Lui, 63enne, pizzaiolo, si chiamava Vincenzo Carnicelli. Lei, 43 anni, impiegata in banca, si chiamava Annalisa Rizzo. Trovato in casa un coltello sporco di sangue. Da una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe ucciso la moglie a coltellate e poi si sarebbe tolto la vita usando la stessa arma. Gigi Riva, a 79 anni, è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Brozzo di Cagliari, dopo essere stato colto da malore nella sua abitazione nel quartiere di San Benedetto. Subito soccorso dal personale del pronto intervento e stabilizzato dai medici del reparto di cardiologia, l'ex calciatore leggenda cagliaritana della nazionale è stato sottoposto a alcuni accertamenti per capire se dovrà subire un piccolo intervento al cuore nei prossimi giorni. Agricoltori d'Italia contro le politiche europee che ne minano la sopravvivenza e la protesta nata in Germania che si estende in Italia. Stamane molte città, da Bologna a Ravenna, Frosinone, ma anche in Abruzzo e Calabria, sono state invase da molti trattori. La protesta è nata dal Comitato degli Agricoltori Traditi, in conseguenza delle mancate risposte del governo rispetto all'aumento dei costi di produzione, tra cui il gasolio, e contro le politiche europee che hanno visto l'approvazione delle farine di insetti e un'eccessiva attenzione verso i cibi sintetici. Nuovo anno, nuovi scioperi nel settore trasporti. Il prossimo è confermato per mercoledì 24 gennaio. Lo stop di 24 ore riguarderà mezzi pubblici come bus, tram e linee della metropolitana, proclamato dai sindacati di base Cobas Lavoro Privato, Cuba Trasporti, USB, ADL, SGB, Associazioni Lavoratori Cobas e Orsa. Gli autoferrotranvieri protestano al grido di salario, sicurezza e diritti, previsti disagi nelle grandi città come Milano con ATM Ferrovie Nord coinvolte ed ATAC a Roma. Durante lo sciopero, servizio sarà garantito durante le fasce stabilite dalla legge, cioè da inizio servizio diurno alle 8.30 e dalle 17 alle 20. La disciplina dei licenziamenti collettivi del Jobs Act è legittima, lo ha stabilito la Corte Costituzionale, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionali sollevate, pur sottolineando che la materia è da rivedere in termini complessivi. La sentenza nasce dall'iniziativa della Corte d'Appello di Napoli, che aveva censurato la disciplina dei licenziamenti collettivi quanto alle conseguenze della violazione dei criteri di scelta dei lavoratori in esubero. Nuova luce su un gioiello storico e artistico nel centro di Piazza Navona, a Roma. Dopo aver attraversato quasi 20 secoli di storia, la cripta di Sant'Agnese in Agone, recentemente restaurata, è al centro di un nuovo progetto di illuminazione artistica e architettonica donato dal gruppo We Build. L'iniziativa ha permesso di restituire alla cripta la sua atmosfera intima e suggestiva grazie a un complesso gioco di luci e ombre. La chiesa sorge sul luogo in cui, secondo la tradizione, nel 305 d.C., la dodicenne cristiana Agnese subì il martirio durante le persecuzioni dell'imperatore Diocleziano. Il progetto di illuminazione, ideato dalla società Fabertecnica e seguito dalla Soprintendenza Speciale di Roma, punta a valorizzare le caratteristiche spaziali, architettoniche e artistiche della cripta.
La tutela delle opere è assicurata attraverso l'impiego di LED, sorgenti prive di emissioni UV e a bassa emissione di calore, nel rispetto delle normative. La donazione rientra nell'agenda cultura di WeBuild. In Italia il gruppo sta realizzando 10 grandi progetti infrastrutturali in cui è impegnato in stretta collaborazione con le soprintendenze nella salvaguardia e valorizzazione di beni archeologici ritrovati, come per la linea metro C, sempre a Roma. Ben trovati da Nico Schiodetto, previsioni per la giornata di martedì, quando una blanda perturbazione interesserà in prima mattinata le regioni centrali e il basso Tirreno con qualche sporadica precipitazione. Poi questo campo anticiclonico dalla Spagna e dal Portogallo raggiungerà tutto il Mediterraneo centrale nella seconda parte di martedì e lo ritroveremo poi anche metà settimana, determinando stabilità sull'Italia, sulla penisola iberica e sud della Francia, con temperature in aumento. Le fredde perturbazioni molto più a nord, isole britanniche, Paesi Bassi e Danimarca. Qui proseguirà l'inverno, sull'Italia invece nuovamente in stand-by. Ecco la mappa delle precipitazioni. In prima mattinata qualche fenomeno su parte delle regioni centrali, la Sicilia, il basso Tirreno, ma subito netto miglioramento per il rinforzo dell'alta pressione qui da ovest, dalla Spagna. In sintesi quindi una giornata in mattinata ancora di variabilità al centro-sud, poi spazio per il sole, anche al nord bel tempo con le temperature in ripresa, quindi in lieve aumento rispetto ai giorni freddi precedenti. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.